Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Vital Factors. A cosa serve? Vital Factors ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il controllo dei lipidi plasmatici. È commercializzato in Italia dall'azienda Vital Factors Italia SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Vital Factors Italia SRL. Concessionario: Vital Factors Italia SRL. Categoria di appartenenza: integratori per il controllo dei lipidi plasmatici. Confezioni: Vital Factors Colesmeno Fitosteroli 800, 450 ml. Indicazioni: ipercolesterolemia lieve, ipercolesterolemia familiare in abbinamento ai prodotti Colesmeno che contengono riso rosso, Colesmeno COC 10, Colesmeno Monacolina, mantenimento dei corretti valori di colesterolo, ipertrigliceridemia. Modalità d'uso: si consiglia l'euroassunzione di uno stick al giorno, preferibilmente durante il pranzo o la cena, puro o diluito in un bicchiere d'euroacqua. Descrizione e caratteristiche: il colesterolo ha un costituente fondamentale delle membrane cellulari ed ha un precursore di molti ormoni e della vitamina D. Per un buono stato di salute e la riduzione di rischi cardiovascolari è importante mantenerne i giusti valori con una sana alimentazione, una regolare attività fisica e, in caso di eccessi, l'utilizzo di rimedi mirati. Colesmeno Fitosteroli 800 ha un integratore alimentare monoporzione pronto da bere a base di fitosteroli, estratti vegetali e fibra di acacia bio per il controllo dei livelli di colesterolo. Regola sia il colesterolo alimentare che quello endogeno e, grazie all'azione sequestrante e depurativa, ne favorisce l'eliminazione intestinale. Favorisce anche il metabolismo dei carboidrati, implicati nella sintesi dei grassi, sostiene il microbiota e contrasta l'accumulo di radicali liberi. Senza zuccheri, adatto anche ai diabetici. I fitosteroli sono molecole di origine vegetale strutturalmente molto simili al colesterolo, da cui differiscono per la presenza di gruppi metilici o etilici agganciati alla catena laterale della molecola. Non possono essere sintetizzati per via endogena nell'uomo ed arrivano esclusivamente dalla dieta. Sono contenuti soprattutto negli oli vegetali, frutta a guscio e cereali integrali e, nella cellula vegetale, svolgono il ruolo che il colesterolo svolge nella cellula animale: mantenere e garantire la stabilità delle membrane cellulari. I fitosteroli inibiscono l'assorbimento del colesterolo alimentare ed il riassorbimento del colesterolo endogeno dal tratto gastrointestinale, attraverso la circolazione enteroepatica. In particolare, competono con il colesterolo per la sua solubilizzazione e l'incorporazione nelle micelle miste. Una volta trasportati nella cellula intestinale attraverso la proteina NPC1L1, i fitosteroli vengono riconosciuti da specifici meccanismi di pompa, ABCC5G8, e nuovamente espulsi nel lume intestinale, dove possono ancora competere con l'assorbimento del colesterolo. Nel lume intestinale, inoltre, formano complessi insolubili che precipitano e sono eliminati con le feci. Il colesterolo HDL, buono, non viene modificato e la trigliceridemia può essere lievemente migliorata, ma solamente se i valori di partenza nel plasma sono elevati. I fitosteroli presentano anche un'azione antiossidante e antinfiammatoria, regolano il metabolismo del glucosio e modulano il microbiota. I fitosteroli possono aumentare l'efficacia ipocolesterolemizzante delle statine naturali e di sintesi, permettendo di utilizzare dosaggi più bassi della statina stessa con evidenti vantaggi in termini di sicurezza per il paziente. Vitasterol S80 a marchio registrato ha una miscela concentrata di vari steroli vegetali, soprattutto beta-sitosterolo, campestrolo e sitostanolo, ottenuti dal pino, perfettamente idrodispersibile. La fibra di acacia svolge un'azione sequestrante degli acidi biliari che vengono eliminati a livello intestinale. Favorisce sia la riduzione del colesterolo LDL che di trigliceridi. Ha un'azione prebiotica, modulando il microbiota intestinale e stimolando la produzione di butirrato. Ha un'azione antidiabetica, contrasta la sindrome metabolica, induce un senso di sazietà e presenta un'azione antinfiammatoria. Fibra Guntma è una materia prima di origine biologica che presenta un'elevata tolleranza digestiva e un indice glicemico vicino allo zero. È composta da un nucleo proteico associato a frazioni polisaccaridiche. Studi clinici hanno dimostrato anche la sua azione di ripristino della barriera intestinale.
Il carciofo, grazie alla cinarina che si forma durante il processo di essiccamento, ha un ottimo tonico e svolge un'azione coadiuvante sulla secrezione della bile che facilita la digestione dei grassi. Oltre a ridurre nelle cellule epatiche la sintesi di acidi grassi, favorisce nel fegato la trasformazione del colesterolo ematico in acidi biliari e attraverso l'azione coleretica ne favorisce l'eliminazione tramite i succhi biliari. È in grado di inibire la sintesi del colesterolo interagendo sullo stesso substrato enzimatico sul quale agiscono le statine mediante inibizione competitiva. Inoltre, riduce il tasso di glucosio e riequilibra gli enzimi epatici. Agisce anche sui reni, stimolando il drenaggio delle tossine, soprattutto scorie azotate ed acidi urici. La sua azione più conosciuta ed utilizzata è quella epatoprotettrice sia verso tossine chimiche, come il tetracloruro di carbonio, o di tipo arsenicale, sia contro lo stress ossidativo indotto dai idroperossidi. Stimola anche la rigenerazione e la riparazione del tessuto epatico. Il melograno ha un alto potere antiossidante ed un valido aiuto per contrastare lo stress ossidativo dell'organismo e prevenire l'aterosclerosi. Riduce il livello del colesterolo LDL ed aumenta quello HDL. Inoltre, riduce l'assorbimento degli zuccheri nell'intestino e contrasta gli effetti secondari del diabete. Possiede anche un'azione antinfiammatoria inibendo la produzione di PGE2 indotta dalle citochine ed INO. Avvertenze: il prodotto potrebbe risultare inadeguato, dal punto di vista nutrizionale, per le donne in gravidanza, per le donne che allattano e per i bambini di età inferiore a 5 anni. Durante l'assunzione, seguire una dieta varia e bilanciata, con consumo regolare di frutta e verdura cosa da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi. Non consumare oltre 3 g al giorno di steroli vegetali. Il prodotto non è destinato alle persone che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue. Allergeni, senza glutine. Ingredienti, acqua. Emulsionanti, glicerolo, sorbitolo, esteri di saccarosio degli acidi grassi. Steroli vegetali Vitasterol S, 80 a marchio registrato, 4,6%, Acacia Fibre Guntm, Acacia Senegal, L. Vild. Gomma. Addensanti. Gomma di acacia, gomma di xantano. Pectina. Acidificante. Acido citrico. Carciofo, Cinara Scolimus L, foglie S, tit. 1% acido clorogenico, melograno, Punica Granatum L, frutto S, tit. 40% acido ellagico. Conservanti. Benzoato di sodio, sorbato di potassio. Aroma frutti di bosco. Edulcorante. Glicosi di steviolici da stevia. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.